sacco di aggiornamenti da fare su Steam. E indovinate un po', in mezzo a questi c'è WWE con 40 giga di patch. Penso. Beati voi, Ora un nuovo bastardi, eh. gioco. Sì, effettivamente quella cosa lì sono contento di. Sono lo stronzo che l'ho dovuto tenere io. Ci Amici, sta. buona Filippica! Sì, tra l'altro Ciao farà cagare belli. comunque, non hanno sistemato una figa di niente. Ciao belli, Amici, come vedo se il bagno è state? libero. Aspettate. Prego, prego. Non si può andare in bagno a casa mia, lo sapete. Sei bellistico. Grazie, bellisti. Tanto ragazzi, ho fatto la stanza su Discord della rassegna stonca. Visto che avete già messo qualche notizietta, bravi, mi sono piaciute quelle che avete messo. Avete capito un pochino il mood. Tipo, ve ne leggo una un attimo così. Hasta la vista, baby. Boris Johnson saluta i comuni citando Terminator. Così. Belle, queste sono le notizie che voglio lì nel canale della rassegna stonca. Comunque, amici, tanto bevo. Questo pomeriggio ho pisciato un botto, ho pisciato. Senza l'amore è Anakin, perché Anakin? È proprio Darth Vader, non è Anakin quello lì. Anche se c'ha la spada blu, quindi non so. Chi è che c'ha la spada blu, gli Yezzar? Nessun Sith, quindi niente. Anakin come ce l'aveva? Anakin quando prima di Beh, diventare dai, allora Darth. forse è Anakin. Comunque, amici, oggi pomeriggio, ne parlavo prima con Marco, ho giocato a Multiverus, ne parlavo anche prima nel gruppo dei sub. Infatti ho chiesto, nel gruppo dei sub ho chiesto se c'era qualcuno, giocatore vero di Smash Bros, che volevo sapere un parere, perché io appunto Smash... mi ha sempre fatto un pochino cacare, non tanto per il gioco, anche per il gioco, però non tanto per il gioco quanto perché è su Switch e non c'ho voglia di giocare su Switch. Però Multiversus sarà appunto che giocarlo su PC è un'altra cosa, mi ha divertito. Quindi giochiamo tutti a Multicentrum appena esce. Io non lo gioco perché sapete che a me quei giochi lì fanno cagare. Secondo me Lizard tipo no, non è vero, ti farà cagare. Una Se si scazzottata gioca me se la sono faccio tipo volentieri. Noleia. Però no, mi sono divertito. Io più che altro ci sono delle cosine carine. Poi i personaggi sono belli. A me, Insomma. io in realtà, quando, cioè io l'ho visto da Viking e a me viene voglia di giocare Smash in realtà quando lo guardo, però A qui me non no, perché devo hai... farlo su Switch, quindi mi passa istantaneamente la voglia. Ma io la Switch sono un fanboy. Però magari Ciao, ciao, adesso se belli. troviamo un buco prossimamente lo faremo anche io e E beh, Marco. in realtà dal 26 in poi, No. se c'è la possibilità, lo No, dal possiamo. 26 non lo facciamo. No, ho 26 detto dal cos'è? 26 in poi, non vuol dire dal 26 al il 27 lo facciamo, ho detto Ma dal neanche tutta 26. settimana prossima, dobbiamo finire quello che stiamo facendo adesso questa sera, durerà tutta settimana Sì, prossima, ma io ho no? detto dal No, 26 secondo me perché esce il no. 26, poi la cosa, non perché Dici dobbiamo che dura farlo. così tanto, secondo 7 me. ore sono un'ora a sera, sono 7 live. Beh sì, più o meno sì. Comunque, poi un buchino Poi Marco va lo via, quindi vedremo. va tra dopo l'8. No, non penso. Sì, Marco va via. Sì, quello credo sia appurato. Non penso vada via. Va bene, Doglia, ci No, organizziamo, bei tacchi a spillo e via. no. Grazie, Robo, grazie auguri. mille. Io invece, ragazzi, oggi, completamente a scatola chiusa, ho preso uno shoujo. Come Grazie, sapete, non grazie, auguri. li apprezzo troppo, tutti quelli che ho visto sono in anime, l'ho sfogliato solo qualche manga, ma di solito sono anime, non mi fanno Apro il impazzire. gioco, Oggi non ho spaventatevi, detto, ne ho preso uno, ed erano 5 numeri completa, l'ho preso tutto, me lo sono portato a casa, quindi vi farò sapere. È della Yazawa, che è quella che ha fatto Nana, probabilmente la prima opera che ha fatto, che è Non sono un angelo, si chiama. L'ho presa tutta, vediamo, questa proprio a scatola chiusa, ho detto, ma sì, basta con queste pareti. Proviamo a farcelo piacere lo stesso questo Basta con queste shoujo. pareti? Sì, chiudersi sempre nelle stesse cose. Leggiamo anche fuori dai nostri. Già avevo fatto Junji Ito, ho detto lo faccio anche con gli shoujo. 5 numeri, non Pazzito, sono neanche quindi. tanti. E invece per ora non me ne sta fregando niente. Però non è vero, in realtà, è carina la storia. Solo che ancora non mi ha. Ottimo. Non mi ha acchiappato. Adesso vediamo, però. Adesso vediamo.
Sì, è finito quello. E quando finiva ancora i manga. Quindi per adesso. In realtà l'ha finiti tutti. Manca Nana, ma non lo finirà Nana. Junji Ito mi è piaciuto. Tranne, ho detto, quella che mi è piaciuta meno di Junji Ito è la storia che porta il nome della raccolta. Cioè, la storia del circo è quella che mi è piaciuta meno. È carina, per carità, non è brutta. Però era. Avevo capito subito cosa stava succedendo. E. Sembrava, a parte che mi è volata, cioè erano quattro pagine, mi sembrano quattro, quella è una cosa anche positiva, vuol dire che la narrazione è fila, però mi è sembrato proprio inutile, cioè c'erano storie molto più belle dentro, secondo me. Grazie Silvio. Però bello, circa altre storie è bello, ve lo consiglio. Grazie Silvio. Grazie Silvio. Partiamo, dai, che se no non lo finiamo mai. Siete entrati in stream? Non lo so, io no, aspetta che arrivo. Doglia, non credo abbia letto. Perché purtroppo siamo degli sfigati di merda. Tanto leggo il libro di Marco Toro. Va bene, allora. E poi ho preso anche un altro via, andate, ma non ve lo dico. Gioco da solo, levatevi dalle palle. E io sono qua. Guarda, no, tutti no. A cacare. Ma scusami, rifà il tutorial un'altra volta, salta. Beh, ricordami come si chiama quello lì. Tocco qui per iniziare, ragazzi, si parte. Eravamo rimasti? C'era la situazione pelvica. Abbiamo finito il capitolo, avevamo finito. Stava per sparare senza colpo. È vero, è vero. Sì, sto coglione di merda. Non avevo mai ucciso nessuno prima. E non voglio farlo di nuovo. C'è nella mia ormai l'hai fatto una volta. Stai davvero sfidando la sorte. Ciao, Mary. Dale, prendi il borsone. Ce ne andiamo. Ma ormai l'ha fatto una volta, lo può continuare a fare. Pensavo secondo di averti me, perso. Anch'io. Mi tremano le gambe. Fine, ha sfatto un colpo. Ciao. Di pompa. Ciao, Polly. L'avrà spappolato. Grazie, grazie, Mattia. Yuri ha fatto un oracolo. Che verrà scammato. Smukin, grazie, Smukin. Posso mettere pausa? Sì. Sì, metti in pausa. Grazie, Smukin. Amici, rinnovate, mi raccomando. Anche oggi il signore con il padre bestemmiatore si bloccherà in pose buffe. Meglio una botte nel marito che una botte al culo, comunque. Questa è interessante. Questa è interessante, sì, anche perché si parla del marito. Quindi, però posso mettere pausa anche durante le scelte, va bene, dai. Io farei la prima. Perché l'hai fatto, ma non puoi. Devo proteggerti. Facciamo il padre padrone, quindi devo proteggerti. Mi raccomando, rinnovate tutti. Il padre padrone, sua moglie. Tutti. Non voglio vedere nessuno senza sub in chat. Madonna, niente. No. Però rinnovate, ragazzi, rinnovate velocemente. Dai, che mi sento solo. Ormai l'ho deciso. Oggi non ci deve essere nessuno senza sub. Solo. E farti portare via. Che paura. Devo tenere te e Zoe al sicuro. Devo farlo. Capisci? Coraggioso e buono. Morire è male, ok? Sì, ok. L'ho trattato proprio come un imbecille. Ti hanno fatto male. Ma è l'altro poliziotto, poverino. È morto. Tra due giorni saremo a St. Louis. E sarà come se niente fosse. Vanno pure, giustamente aveva chiamato. Ragazzi, come ci finisce di mezzo lui adesso? Perché era. Merda. Sì, sicuramente c'è il ragazzetto, quello più piccolo, che Dante. Si redime, cioè si redime, poi diventerà dall'altra parte, si metterà. La polizia c'ha una casa, una città di contea. È arrivato lui. Pochino Pedro Pascal. Qui è lo sceriffo Romero del dipartimento della contea di Turok. Ma voi stronzi lo sapete già. Ah. La buona notizia è che in Arizona il furto con scasso è un crimine di terza classe. Ce la si cava con una segnalazione. Come? La cattiva notizia è che voi idioti avete fatto irruzione in casa mia. Mentre mia moglie era in casa, cazzo. Jay, controlla che non vadano sul retro. Ma poi dietro non c'è nessuna macchina. Risparmierete un po' di problemi e vi arrenderete. Attenti al telefono. Vi chiamerò per negoziare la vostra resa. Non ci parliamo con quello. Li facciamo morire subito loro, però... naturalmente. Sì, sì, loro. A parte quel giovane, è possibile. Portalo là dietro. Ha fatto ridere il cadavere. Ah, me l'ha colpito proprio in testa, no? Sì. No, non penso, non avrebbe più si il cranio. No, vedeva il sangue che usciva dalla testa. A parte che dovrebbe avere molto più sangue. Dante ci tirerà fuori.
Il più delle volte è fin troppo duro, ma arriva in fondo alle cose. Beh, effettivamente i poliziotti fuori non lo sanno che l'hanno ucciso ancora. Beh, probabilmente adesso sì, perché qual non è il suo problema? Vabbè, giustamente lui non sa. Negozieranno. Lo conosci bene? L'unica domanda. Come buono. Grazie bambino che regala la sua Twitch. Lo conosci molto bene. Grazie bambino. Grazie, bello. La città è piccola, ci conosciamo tutti. Saprà che Ash non è qui stasera. Ash è tuo figlio? Sì. È andato a la cosa migliore che abbia fatto. Sì. Qui siamo bersagli facili. Io dico di seguire il piano. Tentiamo tutto con un ostaggio. Per forza. Più di uno. Il cancello sul retro è chiuso. Non c'è modo di entrare. Tyler, non lo so. Forse dovremmo consegnarci e... Sta zitto. Romero è impaziente. E questi sbirri da quattro soldi non riuscirebbero a prendere neanche un raffreddore. Meglio aspettare. Ma perché? Cosa vuol dire? Sono sette pattuglie. Lui lo sa, cosa lui non lo vuole sa. Rispondere? Ma ci sono ostaggi, quindi... Tecnicamente non dovrebbero fare questo. E vi metterà in prigione. Smettila o ti metto in punizione. Ehi, non puoi parlare così a mia nipote. Subito ho sparato il vecchio. Anni. Sta solo dicendo quel che pensa. Sì, dico solo quello che pensa. Basta! Il prossimo che parla se ne va nella stanza subito sul retro. Fatto rosicare da una bambina, comunque. C'è un altro telefono là dietro. La bambina è la chiave, potresti, ragazzi. Potresti riuscire a parlare con Dante. Chi era Tyler? Fai una battuta. È comparsa dopo. Sì, fai una battuta. Sì, che lui è un coglionone, tanto. Ehi, ragazzi, cosa mangiano i rapinatori di banche per dessert? Ah, proprio così, la barzelletta. Ma ci dai di furti? Sei un idiota, lo sai. Dai, faceva quasi ridere. Sentito? Ma cosa che dai, siete liberi, siete liberi adesso. Ma che situazione? Avete vinto. Sul retro. Tra non hai colpi. Ma ancora lo punto. Non separarci. Starà zitto. Tesoro, va tutto bene. Non va bene. Niente di tutto questo va bene. Penso che tutti e due abbiate bisogno di una punizione. Jay, assicurati che nessuno risponda a quel telefono. Oh. Tieni la bocca chiusa e non farmi tornare qui di nuovo. Ma basta, non c'è modo di dargli fastidio con quel fucile, a meno che non glielo sbatti in testa. C'è un altro telefono. Magari l'ha ricaricato. Il sceriffo richiama. Buona idea. Riesci a liberarti la... Niente, troppo stretto. Va bene. Come facciamo? Con un po' di attrito, forse. O delle forbici. O delle forbici. Riesci a far cadere quel portapenne? In altissimo, come fai? A parte che se si spingono con la schiena possono tirarsi in piedi, però... Ci siamo. Ma ti sentono. Cadrà. Lo sentiranno. È perché il calcio che hai dato adesso non lo sentono. Ma scusa, ma se si fanno leva con la schiena, si tirano in piedi. Non è così facile. Dai. Ma neanche così difficile, però. Non lo so. Continuerà a squillare. Grazie. Arrivi alle forbici. E se non ci arrivo muore? Che poi ricordiamoci che cioè non è il gioco dove c'è dove la morte è veloce, blocco la porta. Cioè non è The Quarry che muoiono se sbagli il quick time event, robe del genere. Semplicemente svicoli. Devo parlare con lo sceriffo. Svico le cose, quindi potremmo anche sbagliare di proposito. Mi chiamo Vincent Walker e sono la mia famiglia. Siamo in ostaggio. Ehi, rallenta, Vince. Io posso aiutarti, ma prima ti devi calmare, va bene? Non ho molto tempo. Senti, devo sapere, dov'è il mio agente? Lui, gli hanno sparato, è morto. Pronto. Lo chiamavamo Big Sam. Ma non chi se ne frega, adesso mi fa la biografia. Uomo. Che altro puoi dirmi su quello che sta succedendo? Vabbè, il padre chi se ne frega, il loro cognome è Holt. Sì, fai capire chi sono. Queste probabilmente sono cose che escono fuori se... La direttrice... In base a cosa fa? Sì, ovviamente, in base a cosa senti. Ah, merda. Beh, questo spiega tutto. Sì. In che senso? È una lunga storia.
sera sarà la fine. Che altro? Tranquillo, continua. Digli, se capita qualcosa della bambina, digli che c'è una bambina. Non c'è nessuna di cose del genere. Zoe ha paura, non allora. Sono un ragazzo. Ma Zoe era la bambina? Zoe è la bambina. La bambina. Allora sì, allora digli che hanno figlio. Ho una figlia di 6 anni. Ok. Zoe. Non è ferita, ma... Dio, le cose che ha visto oggi. Povera piccola. La faremo uscire di lì, ok? Sì, ok. Ehi! Hey! Hanno bloccato la porta! Porca miseria. Vince, la porta non... Adesso ridea. Sparano la figlia subito. Cosa gli dico? Mio padre è malato. Ma chi se ne frega del padre malato? No, il personale? Il personale del vuol dire motel è al sicuro. Perché non me ne frega niente di dirgli che il personale del motel è al sicuro. No, ma non me ne frega niente di dirgli tutto quello che c'è adesso. Io starei no, quasi... bisogna identificare chi è il capo, sì. Ma infatti, in realtà... Però non mi ricordo i nomi. Tyler, Dale... Allora, ecco, dirgli che uno è solo un ragazzo me ne sbatte meno di zero. No, frega niente. Diciamogli che è il capo. Qual è il comando? Okay. Quello che comanda credo si chiami Tyler. Tyler, esatto. Ha ucciso lui invece. Non so che farà se qualcosa lo scatena di nuovo. Pensavo fosse lui quello con i nervi salti. Se Tyler perde la testa, devi stare attento. Non ho più tempo. Ascolta, Vince. Metteremo fine a questa cosa prima di quanto tu pensi. Tieni gli occhi aperti, ok? No, loro sono gli unici due al sicuro. Gli altri muoiono tutti. Porca bestia, l'ho detto, scusi. Se provi a parlare di nuovo con uno dei miei ostaggi alle mie spalle, lo porto alla finestra e gli sparo. Tieni la tua gente a 30 metri dal motel e non chiamare più. Come negoziate? Tutto. Tutto, gli ho detto tutto. Niente non ci crede. Gli ho detto quello che sta succedendo qui. Che sono stati gli Holt. E che sei tu quello che comanda. Merda! Questi continuano a puntare sto pisello. Lavoreranno anche per la contea. Ma è a lui che obbediscono. E a lui non importa di nessuno di noi. E a te sì. Lasciarvi soli è stata un'idea del cazzo. Lasciami! Fa male! Non sareste dovuti venire a Turok. Adesso sei tu che sei chiuso dentro. Apri la finestra ed esci. La finestra mica... Han tolto la corrente? No, adesso non si può aprire la finestra, quindi... Io continuo a leggere Pussy qui appena... Ma perché, Marco? Ma non c'è perché niente. La P mi sembra una P, vediamo. Poi c'è Dusk che è Puss. E mi viene la K sembra una I. Sì, tutte le lettere che sembrano altro. Dusk, perché la D sembra che ci sia la stanghetta, quindi diventa Puss. E la K, la parte sopra, è una Y della K. No, scusa, aspetta, com'è possibile Dusk che diventa Puss? Che ci... Non c'è nessuna lettera uguale. È Dusk. No, te l'ho appena detto, Liezar. Dusk, la D diventa una P, me la immagino con la stanghetta. Ok, e una cambia, ok. Chiaramente è un problema di senso. E l'altra? Dusk è Puss. No, Dusk non è Puss. Sì, Puss, Dusk. No, la K... sì, Liezar... P no. E la D, poi c'è la U. La prossima volta la noteremo sicuramente anche noi. No, quindi. No, perché è l'unico malato, ma lui. Sì, non siamo ma sì. No, Marco, purtroppo se ti dobbiamo far internare, mi spiace. No. Che devo fare? Ma è palese, cioè, no, non è palese adesso, palese. Oh, io te lo sto spiegando. Non è palese, purtroppo, Marco. Dus all'inizio va bene, la K, la parte sopra è una Y, si può stare. Non era, purtroppo. Vabbè, continuiamo, Marco, non importa. Pezzi di motore per tutto l'hangar. Due operai all'ospedale, un altro all'ospedale. C'entra nonno Mark, che solo commento è nonno Mark, non c'entra con niente. 11:10. No, non sono stato io. C'era un disco compressore difettoso. La compagnia stava tagliando le spese, io li ho avvisati, ma è pur sempre la sua parola. Target, io non voglio scammarti anche stasera. Il mio però... consiglio? Firmi il modulo. Prenda i soldi. È un'offerta generosa. È un accordo di riservatezza. Firmarlo sarebbe un suicidio professionale. Senta, tenga l'assegno, non basta nemmeno a pagare l'affitto di un anno. Io rivoglio solo indietro mio lavoro. Signor Walker, con tutto il rispetto, non potrà mai più lavorare per una compagnia aerea. Sì. Ora faccia un favore a se stesso. Esatto, prenda la penna.
Bello, voglio ribaltare assolutamente la scrivania, ragazzi. Vai. Non è da lui, però. Non importa. Puoi ficcare. Osteria! Spenna su per il culo. Proprio per davvero l'ha fatto. Ha ancora voglia di lottare dentro di sé. Merda. Questo era quello che vorrebbe fare, ma non lo fa. Sì, 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 ho appena fatto un sogno stranissimo. Ero di nuovo nello studio dell'avvocato. Un sogno? A quest'ora del giorno? Mentre stavo facendo i bagagli, sai, sognando la nostra nuova vita in Missouri. Basta che sia tutto a posto per il padrone di casa. So che questo trasferimento è un grande passo e un sacco di stress, ma ho un buon presentimento, Vince. Torneremo per le 7. Prenderò del cinese. Cambiano casa perché non riesco più a lavare. Scusa, i piatti. Devo andare. Va bene, ok, ma... Ah, mi sono addormentato. Lo fa perché è una dusk. Va bene, ragazzone, hai fino alle 7 per tirare a lucido questo appartamento. Da dove cominci? Allora, cos'è? Prepara il dessert. Come? Devo tirare a lucido e preparo il dessert. Dai, piatti. Prepariamo il dessert, così poi... E dopo possiamo pulire. No, in realtà sporchi ancora di più lì per lì, però. Però appunto, cosa fai? Pulisci, fai il dessert e poi devi ripulire. Allora metti a posto il condizionatore. Ma chi se ne frega del condizionatore? Chiudi e basta. Ok. Se funziona come l'aria condizionata in cabina di pilotaggio, ci dovrebbe essere... questa è ovviamente tecnologia aliena. Che sta dicendo? Sei pazzo, sei da solo. Posso sbagliare? Ma perché? Dai, voglio sbagliare, voglio vedere cosa succede. Ma non è giusto così, scusa. Lo metto a posto, non è che quello lì è... dura mezz'ora. Devo togliere, aspettate. Quello lo puoi togliere, sì. Fatemi togliere qui time event esteso, che se no è troppo. Termostato. Okay. Aria condizionata by Vince. Voglio fare lo stupido, Vector. Ok, l'aria condizionata è perfetta adesso. Prepariamo il dessert. Abbiamo mangiato budino al cioccolato quando ci siamo trasferiti qui. Perché non chiudere in bellezza? Ha già fatto tutto. È più difficilotto adesso. Sii forte, Vince. Non toccare la cioccolata. Stai preparando per mangiarlo, mica per buttarlo via. Quanto è impettito? Zitta, Irene Cacarella, per favore. Prepara Facciamo gli scatoloni. Tutto prima di... Prepara gli scatoloni. No, va. Alla fine prepara gli scatoloni, scusa. E cosa controlli il meteo? Cosa mi frega? Siamo all'aperto. Ci si vede, Sacramento. Guarda l'orizzonte, ormai sei qua. Infatti. Chi ha bisogno del Gateway Arch? Ho sempre avuto la vista migliore qui. Cos'è? Però c'è da dire che è bello, esteticamente. Non gli avrei dato 2 lire, mi faceva caccare come Vedi cosa. Vedi se riesce a lavare i piatti. Però un pochino mi sta... Cioè, mi sto abituando e mi sta piacendo. Va bene, ci siamo quasi. I piatti. Controlla il meteo, imballa le foto, facciamo i piatti, facciamo. Che noia da lavare i piatti, però. Ma poi l'acqua era già aperta. Sì. Ma l'hai fatto a posto? Sei scemo? Cazzo. Dai, però così no. Boh. Che palle. Boh. Non ho capito, dobbiamo giocarlo assieme o lo devi giocare tu? Lo devo giocare io, Gezzaro, comunque. Volevo vedere cosa succede. Facile fare tutte le cose a modo. Ha sfondato un piatto. Ha sfondato. Volevo vedere.
Cazzo, Millie mi ha dato il suo indirizzo. Ma non è che si ammazza, sì, so. Sfondava il piatto, gli partivano i cocci nella carotide e moriva. Quindi si può fare. Ma questo non lo sai, okay, se può succedere o no. Queste tutte le scelte che ci sono. Magari ti puoi spaccare la faccia col condizionatore. Certo, piccola. Hai lavorato sodo, così ho preso il tuo preferito. Sarebbe pensa se qui sarebbe stato nel flashback lo uccidi e nel giorno d'oggi poi lo trovano morto dentro. Grazie, Valerio. È paranormale. Sì. Ma a parte che per preparare il bullo al cioccolato basta semplicemente sbattere. Cioè non che hai COVID. So che ho detto che avevo quasi finito, ma... Ma mi è caduto un piatto. Letteralmente non abbiamo fatto un caso, cioè abbiamo sistemato il condizionatore e ci siamo messi a guardare fuori. Ho fatto del mio meglio però, questo ci ho provato davvero, ma non mi ero reso conto che c'era così tanto da fare. Mi sa che dovremmo alzarci presto e finire domattina. Ti senti bene? Sto bene, è solo un sogno che ho fatto sul un uomo base. Non importa. Ricordi che cosa mi hai detto quando mi hanno licenziata? Frega tutta la cancelleria prima di andartene? No. Mi hai detto che il cambiamento fa male solo quando cerchi di impedirlo. E avevi ragione. Se non fossi stata licenziata, non avrei mai completato il dottorato o iniziato a lavorare all'università. Ho capito. Concentrarsi sui lati positivi. Ed è che per bello questo di sti giochi, fatto... voglia. L'unica cosa che ho fatto è il pudding. Ta-da! Vincent Walker, tu sai come conquistare una donna. Ok. Si è reso conto che fa schifo, era tristissimo, l'ha riportato dentro. Detto, Dio, che fame. Zoe ha già mangiato, ma io non ce l'ho ancora fatta. Io la metto a letto e tu ti mangi. Rochelle di Left 4 Dead 2. Non saprei, vecchio. Non so. No, è pazza, vede gli fantasmi sicuro. Allora, come ti senti per il trasloco di domani? Non vedi l'ora? Ho sognato che i traslocatori prendevano la mia lampada a stella. E io avevo paura, perché non dormo mai al buio. Sai una cosa? È subito viziata la bambina. Anch'io ho fatto un brutto sogno. Su una cosa che non riesco proprio a togliermi dalla testa. Riguardava il buio? No, ma i sogni a volte cercano di dirci qualcosa, sai? Tipo ma cosa? Non dirle cazzata a tua figlia che poi ci crede. Dobbiamo affrontare le nostre paure. Non c'è niente di male ad aver paura. È più bella. Tutti abbiamo qualcosa che ci spaventa. No, laggo. Aspetta, lagopuntura, ragazzi, aspettate. Vedi se Steam sta scaricando WWE cacapuzza. Fatemi un attimo fare. Aspetta. Pensa se gli dicevi. Paura. Grazie, Doglia. Guarda che muscoli. Sono o non sono figo? No. No, non ci voglio giocare col mouse, dai. Ma è buio. E va bene. Ok. Ma dobbiamo imparare bene, a conviverci fino a quando forse un giorno. Ma leggo di nuovo se streamo, perché? Andate a cacare, andate. Ciao, Crimax. Erika Assunta. Buono, Crimax. Ottimo, Crimax. Siamo molto felici per lei. Fatemi controllare un Ravanova. Un secondo, Prima di diventare di gomma. Esatto, Doglia, che auguri la morte a tua nonna e tutte quelle cose. Come fa, Targ? Come fa? Aspettate, va. Fatemi fare... No, il termoracolo non sbaglia mai, questo è sicuro. Fatemi fare AQC. Dai, Ho passato un pochino il bitrate, sperando... mantenga il puzzo. Dai, vediamo un po'. Sto internet di merda. Ultimamente mi sta dando qualche problema, comunque, internet. Boh, magari è... Magari sai, è il team caldo, che il una COVID. Gran faccia di cazzo, ecco. Non ne avremo più paura.
Quindi quando sarò grande non avrò più bisogno della mia lampada a stella. Dormi un po'. Ah, scusami, Target, fa vedere. Allora, dobbiamo portare Marco a fare una giratina a Volterra? Ok. Grazie, prima, grazie, questo ha regalato. La modestà fa premiata. Grazie, grazie, Climax. Grazie mille. E un saluto a Erika. Spero che la ditta di traslochi si presenti domani. Non potevano inviare una conferma? Già fatto. Bene, vado a darle il bacio della buonanotte prima che si addormenti. Sono i pacchetti che ha perso premiata. Moro prima, quelli che hanno messo in chat. Ma mangiavo di brutto. Ha fatto il chomp chomp con la bocca. Poi da noi non li mandano mai col cartone così, cioè, tutte le volte coordinato. No, da qualche parte. Tipo da... Chi è? Da Nelson. Ho visto le storie di Nelson che ce l'aveva così. Ma pochi posti fa con amici. Pochissimi. Ma attenzione, la donna fa tradimenti? No, aia. Sarà un malinteso, Marco, un malinteso sicuro. E perché hai rotto il piatto? Io so. Può darsi per quello, è sto bastardo, neanche lavare i piatti sa fare. Non è un blackout, è quel maledetto sceriffo. Dale, tieni gli occhi aperti. Ci sono? Devo uscire di qui, cazzo. Non mi piace il buio. Che risposta è sfigato, Doglia, ma poverino. Jay. Portala di sopra e falla stare zitta. Però lui adesso tecnicamente sa che c'è qualcun altro. Prova la finestra. Magari nella scrivania c'è qualcosa, però. Sì, guarda la scrivania. Subito. La finestra è chiusa, palesemente. Sì, sì, l'ha detto anche lui. La chiave, però. Una forcina potrebbe servire. Aspetta, c'è la pistola del poliziotto. Ce n'è uno sul retro. No, gliel'hanno presa, mi sa. No. Anche se potremmo. Che cazzo fanno? L'ha lasciato lì dentro con una pistola. Ma non c'era niente. Ha il manganello, ah. No, c'era una forcina. Adesso siamo improvvisamente dei gran scassinatori. Non c'è altro. Ah, non posso riprovare. Quindi devi fare tutto per forza. Va bene, ti amo. Io sono molto sensibile per quanto riguarda i tradimenti. Non ci credo, ha funzionato. Sono dispiaciuto. Non era meglio se scassinava. Adesso lo voglio abbracciare. Troppo buio là fuori. Attento, riesco a vedere noi. Prendi della corda. Dovremmo legare gli ostaggi. Siamo sentito? Diventati improvvisamente eroi controllo adesso. No, contro il retro vuol dire che viene subito qui. Purtroppo se ne... Ah no, non è quello. Ah no, il retro. Una tromba. Importante questa qui per la lore. E ha paura del buio. Io non avrei mai fatto questo stealth così bene, lo dico nei videogiochi. Stanno venendo a prendere. È la realtà, probabilmente. Lo sai, vero? Stai zitta, Joyce, sono serio. Scappiamo e proviamo ad attraversare il paese? Stai zitto, fammi pensare. Si è sentito tutto. Infatti, non è possibile. È veramente un gatto, è felinissimo Zoe, lui. Sono io, Tsukina, papà. E la visuale giusta. È vero, non sono abituato. Senza scatti. Togli, ridammi i fotogrammi, ridammi. Non parlare, non fare rumore. Chi è Jay? Sarà vecchio, è Jay, no? No. Secondo me è uno che era nel... No, secondo me è uno dell'hotel che non abbiamo... Grazie Sebart, grazie mille Sebart. Grazie Sebart. Ci nascondiamo. Ok. Ehi, sono io. Sono Vince. Sto entrando. Papà. No, è Jay, è lui. Sì, l'avevo detto, era quello, non mi ricordavo. Non ma quanto era per forza. Te lo giuro. Lo so. Jay non è un uomo da vecchio. Zoe, stai bene? Papà. Non voglio più stare qui. Allora andiamo. La posso tenere stretta. Non la porterei proprio con me, serve a fare qualcosa. Beh, ma non c'è, per portarla con te. O gli dici la frase motivazionale con la dobbiamo musica essere in sottofondo forti del chat. Vai. Con la musica del mindset. Ma avevi detto che va bene avere paura. Sì, lo so. Ecco. Ma adesso... La musica da TikTok. Vedi che non aveva capito un cazzo. Capisci? Credo di sì. Ok. Paura, quanto era alta adesso? Beh sì, che cercheranno di entrare.
L'avverso. Sì, sì. Dai, sì, ha, sì, ha tenuto buona la bambina. Credo di sì. Stiamo pronti. Non voglio andare in prigione. Invece ci vai, brutto coglione. Ascoltiti. Che cazzo vuol dire voglio andare in prigione? Sei un criminale, sei. Saremo fuori lui tecnicamente ha solo rubato. È criminale comunque. È complice. Ok. Con la mamma e il nonno. Ma certo. Diciamo non che lui è recuperabile, dietro. Gli altri due secondo me no. È meno criminale, però è comunque criminalissimo. Sì, beh, certo. È rimasto lì così. Usciti. Ah no, che sto. No, gli ho visto la riga del salvadanaio. C'è più nessuno, è libero, possiamo andare. C'è il nonno che sta mangiando a sto punto. Adesso ti colpisce da dietro. State bene? L'hai trovata, grazie a Dio. Non è che poteva essere tanto distante. Sono usciti dal retro. Dobbiamo andarcene. Sono liberi. Posto. Finita la storia. Sei ferita? Sono andati che hanno fatto il fugone. No. E perché ce ne dobbiamo andare noi? Mi sa che non erano nati. No, è la polizia. State giù! Non sparate! Siamo ostaggi! Giù, non muovetevi! Sono fermi. Loro dove sono? Oh, e dillo. Perché sono entrati solo in due? Sono 47 volanti. Vai alla porta. Ti copro io. Che fai? Spari? Ma ci sono dei civilissimi. Pazzi. Ma certo, che seghe. Ovviamente il ragazzino. Che seghe. Ma sono 42 volanti di polizia. Perché sono entrati in due cristiani? Ora o mai più. No, sono entrati in 4. Non è che puoi entrare in 18. Però. Ancora peggio, perché stanno subendo i danni allora? Subendo. No, resta nascosto. Se vuoi ti sparo. Eh sì, ma perché cazzo dovrei più che altro? Ma se sono in 4 è ancora peggio. Ma perché? Non è vero! Cosa devi andare? Dove? Sto cazzo di. Ma ci speriamo. Vabbè. Cosa fai? Non morirò in silenzio. Eccolo là. Via. Sapevo che era una cazzata. Ma poi i colpi finiscono dopo un po', non ne hanno così tanti. Ripeto, non sparate. Ma sono 4 poliziotti contro 2 stronzi. Se ci riprovate, escono tutti in una ma sacca questa, per guarda, cadaveri. Mi sono già innervosito, voglio dropparla. Ma chi li ha addestrati questi poliziotti di carta? Mamma mia, che fastidio queste cose, oh. Entrano i poliziotti addestrati, quelli hanno una pistola che ha solo un caricatore perché non hanno l'altro, un fucile che si è scaricato senti. Prima. Oh, Gesù, va bene, ok. Vince. Nonno, sta male. Non lo so, tesoro. Che fastidio. No. Jim, adesso gli piscia sulla stai testa. Stai bene? Papà? Gli serve aiuto. Chiamate un'ambulanza. Va bene. Sta bene. Forse solo una commozione cerebrale. Ma sì, cosa vuoi non che sia? Ha un tumore al cervello. Se è stato colpito nel posto sbagliato. Oh, merda. Ce la fai, nonno? Ma poi chi l'ha colpito? Un poliziotto? No, uno dei ragazzi. No, mia. Se non fossi stato così ostinato nel volerla rivedere. Ehi, ci sei ancora? Chi se ne frega perché sei scappato? Sai dove ti trovi? Fagli la domanda, classe. Jim, sai dove siamo adesso? Arizona. St. Bluff Motel. No, si chiama Desert Dream. Ma si chiamava così prima che lo comprassi. No, c'hai potere. Starò bene. Mi serve solo un minuto per morire? Ah, ok. Calma. Ha bisogno di un medico. Sì. No.
Dale, vedi se riesci a barricare il secondo piano. Che secondo me, tra l'altro, li possono neutralizzare anche loro facilmente. No, no, zitto! Ascoltami tu! Quello che voglio è un elicottero! O comincerò a uccidere ostaggi! Capito? Sapete guidare, Messico. Un elicottero con il pilota. Ci siete dentro fino al collo. Non siete riusciti a fare una rapina. Ora volete un elicottero? Risparmiati la lezione. Ce la fai? Ci penserò. Ma prima ho bisogno di un atto di fede. Lascia andare uno degli ostaggi. La fede non è il mio forte. D'accordo. Mettiamola sul pratico. Avrete voglia di un pasto caldo? Giusto? Vi mandiamo del cibo. Facciamo le macchinette. E poi comincio a pensare all'elicottero. Che ne dici? Pizza. Ma non da quel posto di merda in città. Ma c'è una macchinetta, ma accontentati di quello veramente. Avendogli detto chi sono, probabilmente sa come trattarlo. Beh, sicuramente sì. Buone notizie, gente. Uno di voi se ne va a casa. Non proprio. Siamo attenti da chi fare. La più logica sarebbe il vecchio, però... No, mai. Beh, teoricamente... No. Non se ne parla dietro, Se non lo mandi via il vecchio, muore. La ditta di traslochi ha finalmente confermato. Sta bastarda. Domani mattina. Si va. Almeno ci godiamo un ultimo tramonto californiano. Ah, una cannetta intanto. Ah... L'ultima cannetta prima dell'... Non vedevo l'ora di andarmene da St. Louis. Ero la prima in famiglia ad andare al college. E mia madre. Non dimenticherò mai quello sguardo di orgoglio mentre mi salutava. Sai cosa? Non avrei mai immaginato che sarei stata orgogliosa di tornarci. Vorrei solo che non ci fosse tutta questa roba. C'è qualcosa di più stressante dei traslochi. Sta ribollendo dentro intanto, Ah, ecco perché litigavano, giustamente, perché non erano in troppi buoni rapporti. Occhio che 10 secondi. Cosa gli dico? Cosa vuol dire di 6 anni? Non ho capito tutte le risposte. C'è qualcosa di più stressante dei traslochi. Forse di 6 anni è la relazione. Proviamo a dirgli di 6 anni solo perché forse voglio capire. La bambina 6 anni? Sì, lo so, Blitzking, abbiamo una bambina di 6 anni. Lo faremo col key per prima o poi. È già in lista delle cose da fare. Cosa? Grazie comunque. Faccio proprio questo, dai. E perché non so cosa voglio capire. Cercare di far dormire Zoe? Sì, in cima alla lista. Ma non volevo essere simpatico adesso. No, effettivamente no. Senti come Pippa. Comunque... Questo spinello di Mariganja. Sembra passato molto da quando. E allora. Ho capito, ho capito. Renderla speciale. Olga, non sei menziona l'SMS. Io non voglio fare l'amore. Speciale come quello che ha pucciato il biscotto è nella tua tazza? Comunque, hai ricevuto un messaggio. Diceva tipo. Pasticcino? Perché hai. Vince. Hai letto i miei messaggi? Per fortuna! Mai vai diretto. Mai vai diretto. L'altro, chi è Bruce? Credevo fosse la ditta di traslochi. Non hai il permesso di spiarmi. No, ma laggo di nuovo, ragazzi. Ma io cago addosso. Ci sentiamo la gara anche noi. Ma perché? Lui è proprio... Pronto? E io ti sento fare... Cioè, non lo so. Non lo so, Mor, credo di no. No. Aspettate. Grazie mille, Barbara. Provo un attimo a chiudere le webcam. Un secondo, E anche a fare altra roba. Scusate ragazzi, ma... Boh. Completamente a sgaraganni sta andando qua. Adesso sembra essersi stabilizzato, ma... Chissà per quanto durerà. Boh.
No, doppio laser, aspettate. No. Ehi! Vediamo un po'. Ehi, Bim! Fai proprio lui. Secondo me è lagato di nuovo, Mor. No, no. Sei zitto, certe dai. Cose sono private. Che cazzo vuol dire certe cose sono private? Sveglierà Zoe. Aspetta, va. Io spero che si sistemi. Domani faccio una chiamatina completamente inutile, perché tanto sarà inutile. Sì, diranno da noi è tutto a posto. Certo, però boh. Fortunatamente è il gioco che posso abbassare il bitrate, perché... Pronto? Beh, grazie. È stato bello lavorare con te. Oh, ve la caverete anche senza di me. A finire. Sì, lasciala finire. Tanto, ormai. Quanto è falsa, però. Adesso buona che lo sappiamo, che... quanto sei falsa. Ciao. No, magari era un collega. Sì. Buona fortuna. Sì, sì. Non eri con lui un'ora fa? Che ti devo dire? Manco già i miei colleghi. Vabbè, la voglio vabbè, la lasceremo in pasto, sì, ai Yolt, ragazzi, Bruce. Se l'abbiamo, Ma che importanza ha? Ma ti ha chiamato pasticcino! Che importanza ha il cazzo? Zoe, ehi, dovresti essere a letto. Non riesco a dormire, neanche con la lampada accesa. Ehi, papà. Zucchina? Vivremo sempre insieme, vero? No, cosa è successo? No. Che gli dico? Diciamo perché? Vivremo sempre insieme, io, tu e mamma? Perché? Rispondo perché. Sì, vai perché. Perché? Ti interessa? Perché me lo chiedi? I genitori di Anna litigavano. E ora non possono più vivere insieme. Non ti preoccupare, tesoro. Noi non lo faremo. Avrà sentito, non è che timing, avrà sentito la bambina. Cioè, lei, il fatto che lei non si è neanche proprio cercata di... No, lei sta anche leggendo i libri, non gliene frega nulla. Questo Bruce... Oh, è solo un docente di macroeconomia. Abbiamo fatto ricerca sulla crisi finanziaria in Ecuador. È il cazzo di 20 centimetri. Ti piace? No, Fai molto insistente. Non l'hai mai menzionato, però. Aspetta, no, non l'ho mai menzionato. Ho cliccato ormai, scusa. Prima ti manda un messaggio, poi ti chiama sul cellulare e poi chiama a casa. Si è perso il drink d'addio e voleva salutarmi. È stato solo gentile. Sì, ma l'ha comunque chiamata pasticcino. Non chiami pasticcino. Non c'è un'opzione con scritto ti ho sgamato, smettila di dire scemenze. Non c'è. Ci attendono dei giorni impegnativi. No, amore, è successo di nuovo. Cosa? Sta laggando di brutto. È inguardabile. E anche tu, io ti vedo in webcam, ti vedo tutto. Sto caccandomi addosso. Cioè... Mi stanno togliendo internet, ragazzi. Non so cosa fare. Aspettiamo che si riprende. E via. Cioè, ho abbassato il bitrate a 2000. Guarda, se chiudo qua. Ragazzi, lo sappiamo tanto. Non è utile che... Sappiamo, sì, sappiamo. Sì, no, ce ne accorgiamo, purtroppo. È talmente di merda che ce ne accorgiamo. Effettivamente quello è vero, Thunder, che con la cosa del gioco non capisci se sta laggando o è il gioco che sta facendo. Beh, ce ne accorgiamo prima noi che voi, praticamente, sì. Perché... Io me ne accorgo subito perché vedo Moro frizzato in webcam e dico ok, sta laggando. Sì. E che facciamo? Aspettiamo 5 secondi. Sto parlando con internet, naturalmente. Ma chiudi la webcam, magari può aiutare. Facciamo senza webcam, naturalmente. Prova a vedere, sì, tieni il sito chiuso e via. No, proviamo a far senza webcam, almeno si spera che... E riprendi il controller. No! Dai, prima dopo un po' l'ha fatto. Fanculo, pezzo di cacchio.
Dai, anche il controller! Non è possibile! Perché fammelo funzionare, io... maledetto! Non voglio usare il mouse e la tastiera! Eccolo! Oh! Tanto laggo di nuovo. Ma che fastidio, che fosse un gioco, fosse l'avessimo giocato in multiplayer che funzionava, l'avrebbe potuto streamare qualcun altro, ma invece, dai, c'è fermato. Andiamo un po', proviamo. Rifiuto, no, bevo il vino, voglio ubriacarmi come uno stronzo. Rifiuta, no, no, io non voglio fare amicizia con lei. E ma mica era per fare amicizia. Qualcosa non quadra. Hai lavorato fino a tardi ultimamente, più del solito. Perché sto per cambiare scuola. Voglio finire in bellezza. La settimana scorsa hai detto che dovevi restare a correggere dei compiti, ma sei tornata e sapevi di vino e di profumo. Guardami, Vince. So che non è stato un periodo facile. Non è stato il nostro anno migliore, ma te lo giuro, non è successo niente tra me e Bruce. E perché ti sei andato a ubriacare insieme a lui allora? No, no, c'è altro. Che cacchio, va bene, forza, mi dispiace. Scusa, ma poi mi fa ridere che con la faccia di cacchio mi guardi anche. Non mi guardare, scema. Me lo sento nel profondo che mi stai tradendo con questo tizio. Non essere ridicolo. Dammi. Grazie, Laura. Cosa? Grazie mille, Laura. Laura, grazie mille. Nascondi qualcosa? No, certo che no. E quindi? Beh. Ah! Ho sbagliato. Ah! Ho sbagliato adesso. Il mio cazzo hai sbagliato. Grande bastarda. Ho sbagliato. Che cazzo vuol dire ho sbagliato? Oddio. Avevo ragione. Giacomo. Non so cosa dirti. Grata doglia. Grazie, Grazie, Giacomo. Successo e basta, ma per favore. Niente, succede per caso. Ti sei divertita? Di fare l'ironico, ti sei divertita? Perché è proprio lui che se ne frega. A me che mi interessa. Io non risponderò più alle domande. E ormai la sto ruolando troppo personale, quindi sto zitto. Faccio fare voi due. No. Come si? Sto soffrendo di nuovo io. Puoi piangere, Marco, tanto siamo senza webcam. No. Sarei stata felice, ma mi ha fatto solo sentire peggio. È stato stupido. Dopo l'incidente eri così... Non era un bel momento per nessuno di noi. Allora mi lasci e poi ti trombi chi ti pare, non è che... Scusami. Grande stronza. Adesso lo ami, non so se non me ne frega un cazzo, fate voi. Ne frega. Nel nostro letto non frega nulla nel nostro letto, farei no, come non ce ne frega nulla? Ma non voglio dei punti a favore. Cioè io voglio sapere se ho dormito nella cumma dell'altro signore. Ma non me ne frega nulla, il tradimento uguale comunque lo fai, chi se ne frega del Ho capito, ma se pure mi ha cummato il letto. Ma chi se ne frega? Già mi ha cummato la moglie, se mi ha cummato pure il letto, fai che una terza o la quarta per me. No, che la quarta, scusa. Era la terza. Ma fa schifo la terza, scusa. È chiaro che amore, il figlio glielo devo chiedere. È esploso di nuovo. Allora. Dai, oh. Che ti chiama? Dice di essere innamorato. Gli ho detto che non provo la stessa cosa, ma sembra non accettarlo. Gesù. Senti. Il letto della figlia. Vi dici un cazzo, dici? E la tua famiglia cosa vuol dire? È vergognosa. O la seconda o la terza. Ma perché? Ma mi hai tradito, certo, lo sa benissimo, ma l'ha appena detto. La terza. Io farei la prima. Sarei della vergognosa di cacca. No. Ma perché no? Mi farei a terza più che altro, visto che si parlava di quello. Ho capito, ma si sa. E dai, il sesso non è mai solo sesso. Non sto cercando di sminuire quello che ho fatto. Sto solo cercando di spiegarlo. Mi sono sentita respinta.
Non mi sfiori da mesi. Non mi guardi neanche. E allora ti giustifica andare a scopare? È stata l'ultima volta che abbiamo visto un film insieme. Quando hai perso il lavoro, hai alzato un muro. Hai fatto finta che tutto andasse bene. Che non avevi bisogno di parlare, ma il muro era diventato sempre più alto. Mattone dopo mattone. Allora scusa. Mi sei mancato. Hai ragione, allora rimettiamoci insieme. Prima. Voilà. Stai cercando di dare la colpa a me. E comunque qui faccio il mio predict. Il viaggio li riunirà. Vabbè, secondo me invece ci troviamo anche lei, anche Bruce in mezzo, visto che sembra insistente. Non è possibile, dai. Ma ha detto che è insistente. Lo so che sei ferito e arrabbiato, ma non posso tornare indietro. Vuoi vendicarti? Vai a letto con una. Ma non è, ma lei è proprio una testa di cazzo comunque. Allora sì, sistemiamo tutto. Mi trombo un'altra e pari. Fatta. Ma che? Forse lo farò. Vabbè, no, fai l'altra. Non è questo il punto. Non voglio nessun'altra, io voglio te. Vince, ho fatto una cazzata. Non aveva senso, ma è successo, ok? Se potessi tornare indietro, lo farei. Puoi sederti e parlarne con calma. Va bene. Rompe il vetro. No, non mi metto a sedere. No, beh, perché buttare via i soldi col vetro? Infatti, adesso sono... Non è... Vabbè che non è più casa loro. Oddio, Michelle. Vabbè, gli oggetti che sono i loro, però. Che cazzo di casino? Non so più cosa dirti. Potrai mai perdonarmi? Come fai a perdonare una roba del genere? Non ce la farei mai. Eh no. No, ma come fai? No. A parte che ti mandava ancora i messaggini, cercato di nascondere. No. Mi dispiace, ma... non posso fingere che non sia successo. Bruce forse potrebbe. Io no. Vince. Pensa a quello che dici. Pensa a Zoe. Io ci devo pensare a Zoe, capito? Ci deve essere un modo. Non credo ci sia. E il Missouri? Non lo so. Credo che ci inventeremo qualcosa una volta lì. Nel letto dove ha accumato anche Bruce ti stendi, eh? Brava. Grazie di break. Mi sono preoccupato per tuo padre. Le ferite alla testa sono già abbastanza... Grazie mille, break. Rinnovate, ragazzi, rinnovate la subs. Cervello. Come sta? Male. Ma vuole che sia Zoe ad uscire. E Vince ha ragione. Ah, non te lo fa scegliere. Abbiamo visto di cosa sono capaci queste persone. Ti prego, portala in un posto sicuro. Ho le vostre pizze. Immagino vorrete mangiarle ancora calde. Mandatemi un ostaggio. Forza, vecchio. Fatti una passeggiata. No, 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 non io. Non voglio. Ti prego, prendi Zoe, sono io. Grazie, Mustafa. Grazie, Mustafa. Non mi interessa chi se ne va, basta che sia uno. Te lo farà scegliere a te. Fatto che se scegli... Scelgo Zoe, ma... Non vorrei che poi lei dica di mandare fuori il nonno. Non vorrei che facciano la cosa inversa. Ma se scegli Zoe vuole mandare fuori il nonno e viceversa. Vabbè, ma non è un rischio, sarebbe una scelta poi comunque prenderesti un bivio diverso. È un rischio. Manderemo Zoe. Ha già visto abbastanza. Bene. No, ok, non fanno sta cosa. Portala fuori, prendi il cibo, torna indietro. Ti tengo d'occhio, Vince. Ah, ovviamente se possiamo lasciare indietro la moglie subito, se la chiudiamo via con la bambina. Cioè stiamo uscendo noi con la bimba, fatta. No, piccola. Vabbè, fatta, ci terrebbero tutti dentro. Se ma chi se ne frega, via, si scappa. Ma sì, ma lo riconosco. Il nonno, poverino, comunque tu è il padre dell'uomo. Guarda, ti era caduto questo. Fan di Harry Potter, lei. Si chiama Gufo. Brava. Che fantasia. Sai che possono vedere al buio. Grazie.
Ok, stanno uscendo, rimanete tutti fermi. Visuale su due ostaggi, un maschio e una bambina. Si avvicinano dalla parte anteriore dell'edificio. Passo. Papà, ma il nonno morirà. Che poi era una civetta comunque. Preparano al peggio. No, vabbè, proteggi. Subito. Dai, non ha senso. Ma poi lo scopre dopo, Liezar. Ma sì, ma non... Dai, bisogna l'educazione quella dura ci vuole. Ormai ha visto di tutto, cosa può andare peggio? Ma no, proteggi. Ma Liezar, che palle, guarda, veramente le scelte più base. La risposta base. È no, perché io sono qui. E sai chi sono io? Un meccanico di aerei. Dovresti dire un supereroe. Te lo prometto. Invece no, sul meccanico di aerei morirà. Tranne il nonno, lui purtroppo. Non ti avvicinare! Chi? Chi ha parlato? Sono lo sceriffo Romero. E immagino che tu sia Vince. E tu devi essere Zoe, giusto? Tuo papà mi ha detto tutto di te. Meglio fare alla svelta. Immagina che sia un'avventura. Con i bambini bisogna fare così. Così non ci crede tanto. Intelligentissima lei. Sei fortunata, eh? Puoi stare con gli agenti di polizia, proprio come in TV. Devo andare nella loro macchina. È il posto più sicuro. Sei arrestata, agente bambina. L'agente Coburn ti farà vedere come si usa la sirena. Lo sentiamo in lontananza. Biu, 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 biu. Ti prego, non andare. No, adesso no. No, non sta laggando. Se non torni più. Bambina, non rompere i coglioni, dai. Non sono in pericolo, ti ho detto. Ormai te l'ho detto. Continuiamo a mentire, andrà dai. Andrà tutto bene, Zoe. Vedrai. Usciremo da qui e torneremo in macchina in un lampo. Quando arriviamo a St. Louis, possiamo ancora andare a vedere Marco, l'arco. Ma ci sei? Certo. Sì, ci sono. Anzi, andremo lì subito. Ehi, sbrigati! Non c'ho le webcam. Dai, piccola. Sono qua, sono qua. Dategli il cibo e rimandatelo qui! So quanto è difficile per te, Vince. In queste pizze ci sono delle bombe. Fagliele mangiare. Sì? Stiamo per mandare un uomo all'interno. Vabbè, per tutti, giusto? Prima ne ha mandati quattro all'interno e non è stata Stonks. Pepsi? No. Ha mandato quattro imbecilli, doveva finire in quel momento, invece. Cerca persone a due vie, ti contatterò presto. Goditi le pizze! Adesso volano via i discotex e vedono tutto. Come ha fatto a tenere le pizze solo con una mano? È il tizio delle pizze! Sei in ritardo, niente mancia. Adesso, mentre mangia le pizze entrano, due spari. Beh, accidenti. Uno sbirro che mantiene la parola. La pizza è facile. Un elicottero, però. Senti, so che non è quello che volevi. Ma con Romero che ci tiene in pugno, ci sta. Spero che tu abbia ragione. Praticamente, cosa che anno era? 1989? Gli anni 80 erano comunque. Ho vestito 10 anni di non c'erano ancora i cellulari. Ash iniziava a sentirsi. Cioè, c'erano i cellulari quelli. Effettivamente è già tanto che le avevano un cellulare loro. Ah, 98. Ah, 98, allora sì. Giustamente, se no non c'erano neanche gli SMS. Non è per il posto. È per quello che è successo qui. Vince, Zoe sta bene. Sta bene. Come va la testa? Va male, ma credo che sopravviverò. E così hai incontrato lo sceriffo là fuori? Sì, se così si può dire. E com'è? È uno sceriffo. Sta cercando qualcosa. E non so cosa rispondere, che c'hai? È minaccioso. Perché? Boh, ma dai, anche le altre non so tanto cosa. Non so perché, ma non mi fido di lui.
Ciao Delpi, buon lavoro. E non ti biasimo. Perché? Molto tempo fa ho imparato che gli sbirri sono... Beh, se dai una pistola a qualcuno, presto penserà di doverla usare. Ah, questa è una critica sociale americana, ragazzi. Comunque abbiamo capito perché all'inizio lui odiava la moglie, comunque, adesso. Come sceriffo, e gli rispondeva male. Nessuno nella famiglia pensava che fosse una buona idea. Dico il papà, non Vince. Che fai? È uno sceriffo che maltratta la moglie e gli piacciono i piedi. Jay, quindi hai intenzione forza... di mangiare? Sono delle sfere poche. Non ho fame. Dunque. Voglio che finisca, Tyler. Ci dice tutto la sfera poche. Finirà quando vinceremo. È vero. Ricordatelo e fai la tua parte. E mangia qualcosa, che cazzo. Ho sentito tutto. Si sta toccando il pisello. Non gli mandare i messaggi a caso. Forse. Posso contare su di te? Forse. Forse. Giusto, sì, forse. Che cazzo ne so. Non è il tuo aiuto. Ehi, che ne pensi di darne un po' anche a noi? Mi hanno derubato il libro nero. Devi trovarlo. Vedi, vuol fare i cazzi suoi, vuol fare. Non credo proprio. Ma non può prima sbarazzarsi dei criminali e poi lo cerca dopo? Frega un cazzo al signor sceriffo. Non ci senti? Ma eliminando i criminali lo trovi il libro. È stato appena minacciato, è stato. Ma se gli scappano... C'è un pinguino. Si è già catturato. Prova a fare amicizia con loro. Non possiamo averne neanche una. Ma sono sei pizzi. Beh, con quello giovane si può fare, effettivamente. Noi. Quindi allontanati, cazzo. Ma che stronzo. Pola, la glicemia bassa. Prenderò qualcosa dal distributore automatico. Bravo, lui ci ha pensato. Ho detto di no. La risposta è no. Fa ridere. Uccidevi. Mi fa ridere, dimostra rispetto. Gli fa il pugno. È vero, bro. Ehi, facciamo come dicono, va bene? Abbiamo tutti fame, cazzo. Ah, Get Coach è beccato. Devono riprendersi. Mangeremo una volta fuori. Ci tieni così tanto a noi? Sì, faccia scherzo. Dai, faccio uno scherzone. Scherzo, lui ci sta. Perché fatelo amico è troppo. Ma poi scherza palese. Lo prende in giro come prima. Sì, no, ma lui ci sta. Lui ride. Però lui ci sta. Lui scherzo. Ride un sacco. Un rapitore affamato è un rapitore scocciato. Beh, è vero. Ed è proprio un imbecille. Tanto lui. Sì, è quello proprio lo stereotipo. Hanno problemi? No, è un simpatico. Posto. Raccontami le barzellette. Balla, fammi vedere come balli. Merda, scusa. Idiota. Pulisci. Sai qual è il tuo problema? Ti intrometti troppo, cazzo. C'era. Se te ne fossi stato tranquillo, ce ne saremmo già andati a quest'ora. Effettivamente loro perché si sono messi a fare sta cazzo di rapina? Non ci avevo pensato. Quello che non capisci è che... Erano a posto in realtà prima. Così. Avevamo bisogno di soldi, ma non è come... Tyler costruisce roba, a Jay piace la natura. Vedere. Io, sì... Una volta ho rapinato un negozio di liquori, ma ora sto cercando lavoro. E c'è questa ragazza che ho conosciuto. Anche se forse Jessica, dopo questa merda, non vorrà più vedermi. Barzelletta? Continuiamo con le barzellette. Lui tanto gli piacciono un botto, ragazzi. Non hai una cugina che puoi sposare? Per tenere tutto in famiglia. Che cazzo hai detto? Niente, era solo una battuta. Non era una barzelletta. Ti sto solo prendendo in giro. Tutto in famiglia. Buona questa. Allora, che ne dici? Ce ne dai una? Tieni. Ma poi vabbè. Ma digli di smettere di lamentarsi. Nei sottotitoli c'era scritto altro, e comunque, mi sembra. Riguardo il tuo vecchio, sai che non volevo fargli così male, vero? È scappato e è io... È stato lui. Sì. Sì, ho capito. Grazie, sì, era meglio di una barzelletta, effettivamente. Ecco perché facevi così. Se li teniamo tranquilli, forse ne usciremo. Ah.
Oh. Un po' Rulof era. Mi costruisce qualche marchingegno ora. Sì, ce l'ho. La FAA ha dato l'ok per attraversare Mexicali e Del Paso. Ora, prima che autorizzi l'atterraggio, voglio parlare del perché hai scelto proprio casa mia. Faccia a faccia, allo scoperto, o non c'è nessun accordo? Ma non mi sembra. Perché dovrei accettare? Forse. Non è che il libro nero perché c'ha delle magagne con la polizia corrotto. Sicuramente era il libro dei cazzi che avevano trovato. Non esiste. Ho detto a Ma che ti tengo d'occhio. Tranquillo. Oggi faccio il bambino grande. Se fai casini, gli ostaggi la pagheranno. Andrà tutto bene. Hai la mia parola. Tizio della pizza? Andiamo a fare due passi. Ehi, sono io il tizio della pizza. Di a Dante di tirarci fuori. Va bene, almeno ci tira fuori se glielo dico. Devi proprio stringere così? Non è colpa mia se hai il collo così grasso. Adesso un po' di body shaming così a caso. Maledizione. Non vedo l'ora di essere su una spiaggia. A mangiare tamales, a bere tequila. Ci arriverai, ormai sei simpa. Tranquillo. Ci sei quasi. Mantieni la calma, eh? Siamo calma, il coach giusto. Di rapine, facciamo adesso. Parli come Tyler. Dai, per favore, sopravvivi. Dai, per favore, sopravvivi, che speranza. Dale Holt. Mi aspettavo tuo fratello. Buon Natale del cazzo. Vince. Non pensavo che ti avrei rivisto così presto. Molto rassicurante. Sono proprio dei Chad loro, eh. Sai, eri un pesce piccolo finora. Quella brutta aggressione di un paio di anni fa, qualche furtarello. Ma guardati adesso. Voi ragazzi, certo, vi siete fatti un nome. No, nel senso che siamo attenti a che non far arrabbiare il poliziotto, metti che sei corrotto o fa roba alla figlia. Pisciato nella tua limonata. No, la sua limonata preferita. Per fortuna però ho bevuto la Coca-Cola, è scemo. Ad ogni modo, credo che abbiate qualcosa di mio. Sì, i tuoi soldi. Non i soldi. Il mio libro nero. Dov'è? Di che cazzo stai parlando? Non fare giochetti con me. Per me l'ha preso il ragazzo, il fratello più... Dov'è? Te l'ho già detto. Bravo, non diciamo. Non ne so niente. Sì. L'ha preso lui, non mi ricordo. L'ha trovato me lo ricordo. Lui, l'aveva trovato. Ok. Vuoi. Però non mi ricordo se l'ha... Cioè, non... Mi ricordavo in realtà se l'aveva preso. Ma... Cioè, sta puntando a me. Ah. Io non lo avvertirò mai. Perché dovrei farlo? Grazie, Dale. Grazie mille, Dale. Era Robert. Dentro c'è il tizio col fucile senza... Grazie, Robert. Quindi, teoricamente. Ma chi è Dale? Chi è Dale? Ah. Quello che è appena morto. È veramente morto, ma che cecchino incredibile. Ma adesso però dentro fanno una strage. No, è rimasto uno, teoricamente con un'arma teoricamente scarica. No! Bastardi assassini! Ha sparato la figlia, sicuro. Ma sono 96 e lui c'ha una fucile a pompa. Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Di cosa stiamo parlando? Ora vai! Ha un fucile a pompa. Non capisco. Che ha ricaricato. Perché dovrebbe correre a porta lui? Scusa. Vai a cercare il libro. Ma picchialo. Non ce l'hanno, digli. No, ti importa solo di questo. Che cazzo. No, digli che non ce l'hanno perché hai controllato e non ce l'hanno. Non sai dove. Ha visto solo il borsone, ma comunque. Vabbè, sentito, non ce l'hanno. Non ce l'hanno. Stronzate. Questi ragazzi sono dei bugiardi. Ma perché, che cazzo vuoi da me? Ma che vuoi? Andrei dentro se fossi in te. Ma gli altri poliziotti lì. Che cosa hai fatto? Cosa ho fatto io? Tu mi prendi per il culo? Perché sei tornato? Adesso perché ce l'abbiamo la scarico qui. Comunque. Hai fatto uccidere te. Meglio non le balle. Beh, che tanto non gli servivano. Che la moglie c'ha da fare con non altri. È colpa sua. Sei tu il capo, Tyler. Sei tu che hai mandato tuo fratello là fuori. Se vuoi dare la colpa a qualcuno,
Guardati allo specchio, cazzo! No, ma scusami, quanti colpi ha? Mi sono stufato. Vabbè, mi sono stufato. No, l'avrà ricaricato. Ma sì, ma quante volte ha ricaricato un borsone con i proiettili? No, in realtà ha ricaricato una volta sola, perché ne ha sparato uno fuori e l'altro qua. No, due ne ha sparati. Ma no, hanno fatto una sparatoria intera prima. Ma lui lo sparava prima. Avevano prima una pistola del poliziotto senza caricatori e il pompa. Due, ma prima lui lo sparava. Quando c'è stata la sparatoria? No, era solo quello con la pistola che sparava. Che ha comunque un caricatore solo, quindi era vuota quella pistola. Vabbè, ce la frega, la pistola c'era l'altro, non c'era lui. Ma lui ci avrà i colpi, è il suo. Ma poi col pompa cosa spara i poliziotti fuori? La polizia non gli frega un cazzo di fare qualcosa. È corrotta. Ho sentito uno sparo, bravo. Però se, cioè, stanno quasi finendo, dai. E lui è proprio in una situazione delle palle. Come... Cioè, voglio capire che cazzo è sto libro e tutto. Sarà il libro contabile, no, con tutti i soldi sporchi che ha. È troppo banale. Beh, perché tutto il resto del gioco, gli Ezra, invece, non è banale per niente. Sicuramente troviamo il libro. Sai cosa? Tu potevi anche tenerti buoni i rapinatori e incolpare il poliziotto fuori collaborando con loro. Potevi fare anche l'opposto, secondo me. Probabile, sì. Però, perché alla fine c'è un cattivo da entrambe le parti, quindi. Beh. Fatemi rimettere le webcam, dai. Che sarebbe da giocare molto più volte sto qua, però. Fino alla trama è sempre quello. Fatemi rientrare in camps almeno, sperando che adesso siamo ganzerecci perlomeno, dai. Comunque già tre morti ci sono stati. Sì, questa volta sì. Sì. Stavolta allora, quella del poliziotto dell'altra volta io non pensavo fosse adesso abbiamo capito così, che qualunque scelta fai muoiono e non c'è via di scampo. Fatemi vedere qui. Se devono morire, muoiono subito, cioè non è che c'è molta scelta. Secondo me, se tu avvisavi Dale, prendeva tutta un'altra piega la situazione. Sì, se avvisavo Dale, non, cioè schivava il coso e correvano dentro. Sì, sì. Cioè, già lì c'erano, alla fine del passato c'erano già quattro scelte. Sì, che qui era perdoni o non perdoni. E tra l'altro la scelta solo il 10% della gente. Tra l'altro, allora, sgamare il coso era... Non era. No, beh, che lo sgamavi, mi sa che era scontato. Che lo era sì. Obbligatorio. Grazie, però Brizio. Menzionare grazie, l'SMS. C'era anche una via morta, guarda. Sì, ho parlato con Michelle. Se non menzionavi. Non ammetteva il tradimento. Cioè, ti rimaneva il sospetto, ma non. Invece, esatto. Andiamo sopra. Invece sopra ha il tempo della rapina, scelte. Guarda quanta roba. Ah, lì era per liberare. Guarda, non è finito, ragazzi, credo. Andiamo avanti domani sera. No, è finito il capitolo, è finito. Finito il capitolo, andiamo avanti così. Rimangono Vince, Michelle e Jim ferito. Ha lasciato che Cecchino spari a Dale e di conseguenza ha sparato a Cole. E di conseguenza è morto. Però anche se riuscivi a salvare Dale, comunque poteva finire che... No. Sì. Cioè, poteva finire comunque con questo. Però non moriva no, Joyce. Però non poteva morire Joyce. Però perché? Cioè, però moriva in qualche altro modo. Perché comunque se rimango. Cioè, se un finale. Cioè, se qui è collegato a rimangono Vince, Michelle e Jim ferito. Non lo so, magari non. Cioè, è collegato, ma non succedeva. Boh, non lo so. No, penso per forza. Capitoli sono. Quanti erano? Sono 6. Ne facciamo una sera. Quindi sì, domani sì. Il terzo, poi settimana prossima gli altri 3. Menu principale. Ok, dai, sono 6 serate, facciamo. Sperando che non cacchi più il cazzo la connessione, perché purtroppo ormai l'ho iniziato io e lo devo streamare io. Sì. Quindi speriamo di farlo tutto con le scelte toste. No, speriamo di non che non si sfanculizzi, dai. Amici, vi lasciamo alla live di Gatto, allora. Yes. E noi ci vediamo domani mattina, che anche lì continuiamo Raft. Questa settimana. E mi raccomando, tenete pronto
Prime Video, che domani iniziamo James May. Domani pomeriggio James May in Italia. Mi raccomandi. Ciao, ciao belli. A domani mattina, salutate Gigatto.